Benvenuti nella mia camera in Scozia, decorata magistralmente da me con dello scotch che non appiccica e che tutte le notti mi fa venire dei cazzo infarti. Altra novità, non ho più il quaderno Borghi, lo so, è un dispiacere, un lutto nazionale, ma ho il diario Shakespeare. Ho visto ben poco da quando sono qui e ho letto ben poco da quando sono qui, ma non è solo per questo che ho deciso di cambiare il format dei miei video, Cinema 2.0. Siccome i miei video sono dannatamente lunghi, ho deciso di fare d'ora in poi tre film, tre libri e tre serie. Questo non è un 9 neanche mai, Anais. Quindi cominciamo con la mia cosa preferita, ovvero i film. Il primo film che ho visto qui, e che ho visto, cioè, già tipo 6 volte perché lo adoro ed è bellissimo, è Zootropolis, uno degli ultimi della Disney, ed è fantastico perché è un sacco empowering, non so come si dice in italiano, perché la protagonista è una coniglietta cazzutissima che lotta per i suoi sogni e non si lascia buttare giù da niente e da nessuno, ed è un tipo di personaggio che mi piace un sacco, ma mi piace un sacco anche il coprotagonista, che è una volpe molto. Beh, sì, tutti pensano che io sia una merda, quindi mi comporto come una merda, però poi comincia a comportarsi bene ed è figo perché è divertente, è pieno di citazioni, cioè cita Frozen, cita Il Padrino, c'è una scena di Breaking Bad. E quindi sì, Zootropolis, bellissimo. L'unica cosa che mi è stata un po' colonna sonora, Shakira, vabbè. In Wreck-It Ralph c'è Rihanna, quindi. Altro film che ho visto qui con la famiglia che comprende un bambino di 3 anni, è stata Scout's Guide to the Zombie Apocalypse, che è una minchiata, è il classico film di apocalisse zombie che cerca di essere divertente, che cerca di imitare Benvenuti a Zombieland, ma non ci riesce, e che ha per protagonisti un gruppo di scout. Punta un sacco sui soliti cliché, noi siamo sfigati, ma siamo gli unici che vi possono salvare dall'apocalisse perché abbiamo il manuale delle giovani marmotte. Tette! Ho visto finalmente per la prima volta The Fiddler. No? Non è il tuo film preferito, lo so che è il tuo film preferito. The Fiddler on the Roof, il violinista sul tetto, e è un musical bellissimo sulla comunità ebraica. Mi è piaciuto veramente un sacco e mi ha fatto veramente ridere perché il padre della famiglia per cui lavoro è ebreo e quindi uno sapeva tutte le canzoni a memoria, due. Le ballava e le canzoni del pianista sul tetto si ballano tipo. Eh sì, è stato. No, non de devo ricordarmi di non fare perché assorda un sacco con questa videocamera. Vi ho già detto che sono sotto farmaci. I tre libri che ho potuto leggere qui, perché non ho molto tempo per leggere, sono stati Metro 2033, l'autore è Dmitry Glukhovsky. Non so il russo, parla di questa società post-apocalittica perché c'è stata la terza guerra mondiale con le bombe nucleari e quindi le persone si sono rifugiate nelle metropolitane e in particolare parla di questo ragazzo che si chiama Artyom che esplora tutta la rete della metro di Mosca e incontra veramente la peggio gente. Ne hanno tratto videogiochi, altri libri, un film prossimo. Perché è un romanzo open source ed è una immensa figata. Perché, wow, stiamo legittimizzando le fanfiction, davvero? Questo è ottimo! Perché non ci sono abbastanza tredicenni allupate che scrivono di Dean e Castiel che si inculano. Scriverò un romanzo open source pieno di yaoi. Anzi no, pieno di tensione sessuale, voglio vedere cosa ci fanno. Siccome ho così poco tempo per leggere, voglio che il tempo che spendo per leggere sia ben sfruttato. Infatti, il libro che ho letto dopo, La storia di una rada di libri, di Marcus Zuzak, è bellissimo, è scritto dannatamente bene. Ho visto il film al cinema e mi era già piaciuto abbastanza. Ma il libro è scritto veramente bene perché si sente proprio il punto di vista della morte, ci sono delle riflessioni bellissime sulla guerra, l'umanità, il dolore, l'affetto, la famiglia ed è veramente straordinario, è scritto veramente bene. E il libro che sto leggendo adesso, The Orange Girl, di non so dire il suo nome, è quello che ha scritto Il mondo di Sofia, in caso abbiate letto Il mondo di Sofia, che è molto bello, è la lettera di un padre
che al momento è morto, però ha lasciato come eredità spirituale al figlio questa lettera in cui gli parla di questa ragazza delle arance di cui lui si era perdutamente innamorato un giorno in autobus. Non l'ho ancora finito, non mi sta neanche piacendo troppo e vorrei leggere qualunque altra cosa, ma io sono quel tipo di persona che non molla un libro fino alla fine perché chissà, magari l'ultima pagina cambia tutto. Ci spero, perché è da una settimana che lo sto leggendo ed è lungo tipo 170 pagine. Quindi troppe poche per metterci così tanto tempo. Passiamo alle serie! Ho finito la quarta stagione di Orange is the New Black, di cui vi ho già parlato, che adoro. Bellissimo. Sempre più bella, meravigliosa. Ho finito la quarta stagione di Breaking Bad, ma non ve ne voglio parlare perché voglio finire proprio tutta la serie. Comunque io amo Breaking Bad e spero che l'ultima stagione non mi faccia cambiare idea. Ho visto Jessica Jones, un originale Netflix basato sul fumetto della Marvel, che parla di questa ragazza dotata di super forza che per un discreto periodo della sua vita è stata tenuta prigioniera dall'uomo porpora Kevin Kilgrave, che ha il potere di manipolare il volere delle persone perché lui emette tipo un virus barra spore, fa un po' schifo come hanno spiegato il suo potere. È figo, diventa sempre più figo puntata per puntata e gli attori sono bravissimi. Lei è la stronza dell'appartamento 23, era Jane, quella della seconda stagione di Breaking Bad, che io l'avrei ammazzata. E guarda un po'... Oh, spoiler! Beh, non l'ho ammazzata io, quindi non vi ho fatto un vero spoiler. La cosa che mi è piaciuta di più di questa serie è bruttissimo da dire, è David Tennant. Perché sembro una fangirl a dirlo così, perché sono una Vivian del cazzo. Ma vabbè. E il punto è che, appunto, essendo una Vivian del cazzo, avrei dovuto pensare per tutto il tempo: no, ma sei scema, cioè tu potevi stare tutti i giorni, tutte le notti con David Tennant e non lo facevi con piacere, cioè ma mi ci metto in fila io. No, non l'ho pensato mai, perché l'ha interpretato dannatamente tanto bene che io lo odiavo. Ed è giusto così, perché non importa se l'attore è gnocco e David Tennant è gnocco. L'importante è che riesca a trasmettere quello che il personaggio è. E Kilgrave è riprovevole, è cattivo, cioè è uno psicopatico. E Tennant l'ho reso bene, quindi io non ero tra le tante 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 persone che hanno pensato il discorso da fangirl che ho fatto prima. Ho visto Stranger Things, naturalmente, perché grande fenomeno. Non sono né del partito Stranger Things è una delle migliori cose mai successe nella storia delle serie, né del partito è una serie sopravvalutata. Ho apprezzato tantissimo tutte le citazioni, i riferimenti, la cosa delle luci. Mi è piaciuto tutto molto. Non tantissimo! Ho molte, molte, molte aspettative riguardo alla seconda stagione, lo ammetto. Perché ha un ottimo, ottimo potenziale per diventare qualcosa di straordinario. Ho visto le prime due stagioni di Merlin. Se l'avessi visto alle medie, mi ci sarei affezionata, l'avrei considerato straordinario, pazzesco, eccetera, eccetera, eccetera. Ma avendo un bagaglio culturale discreto, non dico enorme o straordinario, ma discreto, Merlin è una cagata. Siccome l'anno scorso ho letto Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley ed è diventato all'istante uno dei migliori libri che abbia mai letto, faccio molta fatica a vedere Merlin con serietà, anche perché non è una serie seria neanche mai. Siccome sono stata parecchio male ultimamente, guardare Merlin mi faceva bene perché mi faceva ridacchiare, mi faceva dimenticare che stavo morendo e non dovevo sforzare troppo il cervello per capire cosa stava succedendo. E quindi sì, apprezzo Merlin. Ma a tempo perso. Allora, guapissimi, come sempre, datemi consigli, chiedetemi più informazioni perché mi rendo conto di aver girato un video parecchio strano, ma lo ripeto, è quello che mi succede quando sono sotto farmaci, parlo così e rido male, un sacco. Scusatemi se non mi sono fatta sentire per tanto tempo, cercherò di recuperare al meglio con il mio nuovo format 3x3x3 che a quanto pare fa 7. Il consiglio che vi do questa settimana è: non infilate mai le dita nelle gabbie dei conigli perché mordono. Ciao!